E salve gente, benvenuti nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, come potete vedere, siamo in un ambiente leggermente diverso. Ma che cazzo ci faccio ancora con le padelle in mano? Ad ogni modo, quello che volevo dirvi è che da quest'oggi sul mio canale si inaugurerà un nuovo format dal nome Chef Senza Camicia. Cosa faremo oggi? Beh, come avrete potuto intuire dal titolo, quest'oggi andrò a preparare, o meglio, andremo a preparare, perché qui con me c'è Alberto! Quindi quest'oggi prepareremo gli spaghetti all'assassina. Gli ingredienti per preparare questo strepitoso piatto della tradizione barese sono degli spaghetti, del peperoncino. Questo è un tocco magico che verrà aggiunto alla fine, una burrata. Poi del concentrato di pomodoro e della salsa. E siamo pronti per preparare questa squisitezza. Andiamo! E dunque iniziamo la preparazione. Cosa stiamo facendo da queste parti? Qua. Un cazzo, non sta facendo. Ma perché non fai niente? Guarda, non farmi parlare che è meglio. Come prima cosa, prendiamo la padella, mettiamo un po' d'acqua e poi dobbiamo aggiungerci il concentrato, È la salsa. vero? E la salsa. Farò un brodo. Brodo. Ok, adesso che abbiamo messo l'acqua, dovremmo aggiungere il concentrato. Il concentrato. Che cazzo fai? Il concentrato devi aggiungere. No! No! Questo. Eh già, è vero. Vai. Siamo? Dosi? No, a occhio. A occhio. Così fa sempre tutto a occhio, amici, perché noi siamo gli chef. Del cazzo. Tubetto di dentifricio. Fai assaggiare. No, che schifo. Già, tira un po' qua. Ena. No. È troppo. Three, two, one. Del sale. Sale, sale. Basta. Un pizzico di sale. Ora lo mettiamo sul fuoco. Sì, è una cucina alternativa, è in un camino. Adesso andiamo a tagliare il peperoncino da solo. Ci pizzica mocca. Minchia, questo mi cade bruciare un po'. The second pepper. Ma che succede se mi tocco gli occhi? No. Diventi un red hot chili peppers. Prova assaggio. Ah, abbronzatissima. Ok, adesso un pochino d'acqua. No, il latte. Pizza con muscola. Dai, amo, che mi sto bruciando. Non è che è acido. Latte scaduto mi hai dato, che schifo! Magro digeribile. Senza lattosio, senza grasso. Perché no? Perché non ti sei fatto la scusa? Ah! Cazzo! No, non è scaduto, 13 minuti di Oh, ma fanculo! Ma che merda mi hai dato, porca puttana! Meglio il peperoncino. Vabbè, di certo ha funzionato. E ti credo. Vabbè, Porca. a noi quello interessava. Che schifo. Era latte andato a male. E mo, ma che cazzo mi dai? Allora, abbiamo tagliato due peperoncini. Abbiamo. Ho tagliato. E mi ha dato pure il latte andato a male. Vabbè, lasciamo stare questo. Ma non sappiamo se due peperoncini sono pochi o assai per due piatti di pasta. Se anche troppo. Secondo me vanno bene, alla fine mezzo chilo di pasta, però. Oh, dai. Sicuro non di più. Due vanno bene. Due vanno bene. In camicia o senza? Ok. Senso, ovviamente. Senza. Diamo l'anima a questo aglio. Sai, era un po' malato. Come al latte.
Allora, andiamo ad inserire... Facciamo l'olio. Prima di mettere l'olio, andiamo a mettere il peperoncino. Quanto ne devo mettere? Io non lo tocco più, anche perché mi sta già bruciando. Basta, basta, basta quello. Ma è pochissimo, dai, almeno così. No, 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 no! Così. Meno. E la madò. Solo quei due cerchi lì. No, ne quei due cerchi. Ecco. Basta. Dai, ma veramente è un assassino. Cioè... È già fortissimo quello. Aglio? Aglio. Che poi c'è, è da togliere quello. Basta, basta! Madonna, mi ha rovinato la pasta. Allora, così basta. Sì, vabbè. E beh, comunque. Dai, così secondo me è perfetto. Il bacon dietro. Allora. Allora, adesso mettiamo l'olio. L'olio. Dimmi basta. Ce ne deve stare abbastanza, eh. Perché poi dobbiamo mettere i cosi dentro. Basta? Per ora basta, dai. Sì, basta. Basta. Sono davvero tanto. E metto tu quel peperoncino, adesso che facciamo? Merda. Quello che dobbiamo fare adesso è far prendere il sapore. L'aglio, farlo dorare. Facciamo dorare l'aglio, facciamo insaporire l'olio e tutto questo lo facciamo a fiamma bassa, rigorosamente. Bassa. Altrimenti rischiamo di andare a bruciare aglio, peperoncino, tutto questo. Quindi mettiamo qui. Hey! Oh, abbronzatissima. È bellissima. Oh, adesso abbiamo preso il coperchio perché sicuramente appena metteremo la salsa salterà tutto. Quindi andremo a coprire. Ci proteggiamo. E poi avanziamo come le legioni romane. Ma dove vai? Ma buono in bicicletta. Ma che stai facendo? Così di fretta a pedalare. Allora, togliamo l'aglio. Merda. Dai che ci sei quasi. Dai, svegliati però. Riprese in esclusiva. Cucina altolocata. Allora, perché noi siamo lì, chef. Senza camicia. Il succhio di pomodoro. Il succhio di pomodoro. Adesso mi sposto perché qui salterà tutto. Già so che salterà tutto. Ma devo alzare la fiamma? Magari prima mettilo. Questa cosa è bruciata però. Adesso quindi lasciamo cuocere lì il sugo un pochettino. Qui. Adesso inizierà a saltare. Leggero, per niente colesterolo, niente. Per una cenetta leggera. Ragazzi, sto col coperchio perché ho paura. Già sta Sì, ma sta saltando. Vabbè, però, almeno che non mi salti in faccia. Raga, ma guardate che olio rosso che si è formato. Comunque questo è il motivo per il quale si chiama assassina. Ah, per questo? No, non lo so veramente. Ah. Però potrebbe essere un'intuizione, diciamo. Vabbè, penso assassina si sia capito da cosa mi sono combinato sulla bocca assaggiando il peperoncino. Signore e signori, siamo pronti per... Prima la marca perché... Vabbè dai, avevano capito. Pronti per buttare la pasta? Mezzo chilo di pasta. A me piacciono le cose grosse. Ole. Che poi non ci entrano, ma noi dobbiamo schiacciare. Ma scusa amore, le cose grosse non ci entrano. Anche questo è vero. A proposito, spoiler, per i moralisti cambiate canale. Non è il canale adatto a voi. Ragazzi, se si rompono nella padella i cosi non fa niente, eh? Vi sto avvisando. Noi iniziamo a rompere il cazzo perché se no... E leva sta cazzo di mano davanti.
Ragazzi, qui stiamo continuando, ma noi vorremmo farli abbrustolire, cioè farli diventare tipo quella patina nera che non è catrame. Che però se vai a mangiare la pasta all'assassina in qualche locale di Bari, cioè te la servono proprio con quella patina abbrustolita. E noi la faremo. E stiamo cercando pure noi di fare qualcosa del genere. E vabbè, deve andare ancora. Dove deve andare? Poi te lo dico. Secondo noi speriamo, noi ci tanto speriamo. Il sudore. Ecco, forse tipo questa roba qui. Oh deve... merda. Ah, ma questo è il peperoncino. Sì, niente. Sogni no, distrutti. Qua, no, però qui secondo me si sta facendo qualcosa qui sotto. Qualcosa. Ma vi faremo sapere. Dici che dobbiamo mettere il... No. Questo no. Si chiama tampagno. Tampagno in dialetto. Leva sta cazzo di mano piccante. Cante. Ragazzi, si sta iniziando a fare... Questa patina nera di cui vi dicevo prima è fantastico. Dai che ci stiamo riuscendo. Allora, l'acqua la dobbiamo aggiungere tra poco. Facciamolo abbrustolire di più. Esatto, perché voglio proprio vederlo come si deve. E poi aggiungiamo l'acqua che abbiamo fatto lì col concentrato. Ecco la salsa. Ecco la salsa. E col sale. È un tru cazzo. Ragazzi, siamo riusciti. Siamo riusciti a bruciarla, quella non è un'impresa eccezionale, perché dentro facciamo bruciare tutto. Sì, praticamente devi prendere la pasta, la devi lasciare là. Allora io per... Secondo me dovremmo aggiungerla. Dato che questa padella non è grandissima, io per fare meglio le cose ci ho messo questa. Che... Quindi la aggiungiamo tra poco? Sì. E tra poco aggiungiamo quell'acqua. Signori della corte, signori della giuria, si sono abbrustoliti. Mamma che odore. Ora versiamo il brodo. Cazzata nera! E aspettiamo che gli spaghetti comunque si cuociano. Come dovresti dargli una girata? Signori, siamo arrivati al risultato finale, perché l'assassina è cotta, ha un buon punto di sale, bella cremosa anche, va bene, e quindi ci siamo. Pesava tantissimo questa padella. Cazzo, mezzo chilo di pasta. Allora, che dobbiamo fare quindi? Piatti? Facciamo i piatti. Ragazzi, i piatti sono in tavola e questo è con la burrata sopra. Oddio, stava cadendo. Opla. Salve. Salve. Andiamo ad aprire la burrata. Andiamo. È meglio il taglio aperto. Vediamo che ne esce. Oh. Frank. Wow. Guarda qui. Facciamo vedere in camera. Come si vede? Si vede? no, sto per l'ho messo a fuoco, però guardate qui. È messo a fuoco? Ecco qui che piatto. Wow. È chef senza camicia. Oh. Cin. Molto buono. Wow. Oh, però l'abbiamo fatta bene. Cioè, noi gli assassini li abbiamo mangiati a Bari. E, secondo me la nostra non ha nulla da invidiare. Cioè, squisita. E non so se si vede. Questo lo tengo qui. E ve lo mostro qui da vicino. Però, ecco, vi metto casomai. Metto una dietro, casomai non mette a fuoco. Però, guardate. Ecco. C'è anche la parte nera qui perché è un po' brustolita, ovviamente c'è la stracciatella della burrata e ecco il sugo che ricopre tutto lo spaghetto. Wow! È brustolita da un lato, ma cremosa dall'altro, è vero? Vabbè, poi con la... E poi c'è la stracciatella, c'è la burrata... Che va ad ammorbidire, a lenire il tutto. Altrimenti l'assassina sarebbe proprio zac.
Wow. Se dovessi darle un voto, quanto le daresti? Da 1 a 10. 8. Anzi, no, forse 7 e mezzo. Buona, che cazzo? No, secondo me di più. Secondo me un 8 e mezzo se lo merita. Un 7 e mezzo, no, dai, è buona. Oh, cremosa. Detto, e cremosa. Rispetto a quelle che abbiamo provato, non c'è nulla da invidiare. Anche perché poi ci abbiamo messo una burrata grandissima, quindi... Falla pure brutta. Ragazzi, ci vediamo tra poco, tempo di finire questo delizioso piatto. Raga, siamo esausti. È stata una guerra, una battaglia, una bella guerra, una bella impresa, una bella ricetta. È avanzata ancora dell'assassina, ma io non riesco più a mangiare, non ce la faccio più. Basta. Siamo al limite. Pieni. Fino a qua. Cosa dire? È stata una bella sfida. Spero che anche voi vi siete divertiti. Rifate a casa molto senza buono. Bruciare niente. Questo è ciò che in rimane. In realtà li dovete bruciare. Solo gli spaghetti, però non la casa. Questo è ciò che rimane di quello che stava nel piatto. Ah, hai gradito? Bravo. Bello, cazzo. L'ho fatta io. No, me l'ha fatta lui. Beh, sì. No. Sì. Ho contribuito. Sì, tagliando il... Ho fatto un qualcosa di pericoloso. Ho tagliato... Assalato. Ho salato. Beh, ho girato anche. E ballo, ho girato. Infatti. Beh, ragazzi, questo video termina qui. Spero che vi sia piaciuto, che vi siate divertiti, e non dimenticate di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di attivare la campanellina per restare aggiornati sui nuovi video. E da Chef Senza Camicia, pasta all'assassina, che ormai non c'è più, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!